giochiamo con le stelle. So I am so like you don't need me in podcast. Salve amici della pace mondiale. Sempre su Radio GDJ Internazionale, non perdetevi mai l'esclusività universale di Astral Music, la neo generazione stellare, con Fuego Astral. Un fantastico viaggio sonoro, oltre all'immaginabile, extrasensoriale. Informatevi sempre sui nuovi programmi di Radio GDJ Internazionale e avrete anche sempre grandi novità per un futuro gioioso. Ciao da Fuego Astral e buon ascolto a tutti. Giochiamo con le stelle. Carissimi amici, sempre come ogni venerdì sera alle 18.30 e al sabato alle ore 20, ascoltate Astral Music su Radio GBJ International Sound. Astral Music, la musica per la pace mondiale con Fuego Astral. Grazie a tutti e buon ascolto, divertiamoci e facciamo la pace, 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 pace. Eh sì, oggi in pace, 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 come vi avevamo promesso, una bella chiacchierata tra Red Ronnie e Vasco Rossi in prima parte del nostro Astral Music su Radio GPJ International Sound e in seconda parte una profonda dance remix versione dei Pink Floyd per voi. Buon ascolto e buon divertimento! Strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Se ne è già stata pulita per ogni sua tentazione o debolezza, per ogni candida carezza, data per non sentire l'amarezza. Ta-da-ba-dam. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente, non mai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Forse sei proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio per vivere davvero.
ogni suo turbamento, e come se fosse l'ultimo. Ta-da-ba-da. Se li cammina per la strada leggera, leggera, ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni, ed un pensiero le passa per la testa: forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Sì, forse, ma forse, ma sì. Ta-da-ba-dum. Cosa vuoi che ti dica io? Senti che bel rumore. Ma partiamo dall'inizio. Siamo allora, scusi, allora, la verità. Aspetta. Intanto, intanto sei ciao. Partito? Sì, ah, io, ciao, siete partiti voi? Sì. Siete partiti, ragazzi. Perfetto. Perché non perdiamo tempo, perché no, non c'è tempo. Ma dire, da, ma dire ciao Vasco, si può, di, si può dire all'inizio ciao Vasco. Ciao Vasco, certo. Ciao Red. Ciao Vasco. Caro Red, finalmente ti rivedo. Quanto tempo, eh? Un casino. È un sacco di tempo che non ti vedo. Pensa come cambiato il mondo. Devo dire un sacco di cose. Allora dimmi, cominciamo a dire, poi partiamo con la verità. Intanto devo dire, non sono mai andato d'accordo con te su un sacco di cose. Quasi sì, tutto, diciamo, sì, più o meno, sì. A parte il fatto che fossi, che tu una volta hai detto che ero il più grande cantante europeo. No, del mondo. Del mondo, bravo. Ecco, su quello ero d'accordo. Per il resto? Ok, bene. Chiarito cosa... questo concetto, e che non siamo d'accordo neanche su cosa bisogna mangiare, eccetera, perché tu mangi delle cose strane, io invece mangio le cose che mangiano tutti. Guarda che i vegetariani e i vegani sono in aumento tremendo. Lo so, alla fine diventeremo tutti vegani. Però cominciamo questo incontro, perché è un incontro, diciamo, da una vita tradizionale, un incontro dove ascoltiamo il nuovo disco. Dove ascoltiamo il nuovo disco? Siamo dove, qui. Dove spiego, pensate, spiego a Red Ronnie il nuovo disco. Perché io non ci arrivo ma, da solo. No, ma più che altro non sono responsabile di quello che lui capisce, però. Ecco un'altra cosa, mi ricordo quando tu sostenevi con me, capito, negli anni 80, che erano migliori i Duran Duran degli U2, che ti dice, guarda che gli U2 sono un fenomeno, i Duran Duran sono un fenomeno passeggero, ma dato che ti erano simpatici Duran Duran perché ci andavi fuori a cena, non mi ricordo, esatto, ora tu, capito, dicevi che erano migliori negli anni 80, che bello, che bello, cioè... Allora, il primo singolo, diciamo, di questo album è praticamente la verità, in realtà. E dopo è uscito Se ti potessi dire. Sai che io faccio sempre così, no? Sembra una donna che arriva, invece... La verità! Arriva un concetto, la verità! Tutto quello che combiniamo, in realtà, l'umanità, insomma, con tutto il capitalismo, con tutte le il consumo delle, prime, delle materie prime, la distruzione delle foreste, insomma, il problema del cambiamento climatico è un problema reale, vero, e purtroppo non c'è, insomma, non so se sopravviverà l'umanità a questa nuova, ultima sfida che c'è, che è questa qui appunto del cambiamento climatico e delle situazioni, certo, allucinanti che ci sono. Questo è un discorso molto più grosso. Io volevo parlare delle mie cose, parliamo di Se ti potessi dire, altra canzone che ho sentito l'esigenza di far uscire subito, perché è un discorso che voleva riassumere un po' quello che è stata tutta la mia storia, la mia carriera, l'ho raccontato praticamente in Se ti potessi dire. Seduti sul divano, ma con mano nella mano. Adesso questa qua è una delle canzoni delle quali, fra l'altro, anche questa è bellissima, io e te lo so, parli. Lo so, parlo io e te. Racconta infatti del momento in cui tu stai con una donna, capito, e pensi che potrebbe durare tutta la vita. Tutta la vita. Ed è il momento più bello, insomma, quando si sogna in realtà, quando si ha l'illusione, perché poi magari quando realizzi un album rock, capito?
undicesimo comandamento cancelli gli altri 10. Ah, è interessante questo. Ne arriva uno. Che arriva uno e dice, ragazzi, adesso vediamo, semplifichiamo tutto. Potrebbe anche essere questo, sai, l'uovo. Io mi aspetto di tutto da questi nuovi... Da questi nuovi, diciamo così, come si possono definire... nuovi, capito? Che vogliono governare il mondo. Sì, che vogliono questo nuovo governo del mondo che si dice che c'è. Allora, siamo qui, ecco, è una canzone praticamente che parla di questo concetto qua. Ma perché hai dato il titolo al disco con Siamo qui? Perché... Era più forte undicesimo comandamento. Esatto, come infatti avevamo dei dubbi. Esatto, avevo dei dubbi infatti di chiamarlo undicesimo comandamento, poi alla fine siamo ritornati su Siamo qui perché... Non volevo che avesse poi troppa importanza. Oh, questo disco è un disco rock, suonato con gli strumenti veri. Chiaramente c'è l'autotune perché te sei stonatissimo. Esatto. Pensa che volevo fare una prova. Volevi fare una prova con l'autotune? Volevo, esatto, in un pezzo che dopo ti faccio sentire, dove sono stato praticamente. C'è un pezzo che potrei dire che è un pezzo mistico. Questo è il punto in cui sono stato veramente, Vito... Si è impossessato di me lo spirito di Battiato e quindi mi è venuto fuori forti venti roboanti. Tu dici, Cross ha detto che tu ti sei reincarnato già un'altra volta. Hai visto Cross? Hai visto? Nella vita di prima facevi il critico musicale. Adesso, tutto il mondo. Adesso invece cosa fai? Fai il guru, no, fai il guru spaziale. Dico puzzanate. Dici puzzanate. E poi tu hai detto... Tante venute che mi piaceva fare le interviste, capito? No, tu ti sei... Tu, direttamente autointervistarmi con esatto, il tuo... con me, perché sì, tanto... Mi piaceva anche, perché mi piacerebbe fare le interviste così, fare io le risposte e dopo voi fate le domande, capito? Si può fare. Questa è una cosa che devo riuscire a fare prima o poi, perché io ho un sacco di cose che vorrei rispondere, ma mi fanno sempre delle altre domande. Beh, con me non accade, io... Andiamo a provare, prima o poi arrivo con le risposte, libero, dopo tu... Con me sei abbastanza... Per quello che abbiamo questo rapporto, questo rapporto di amicizia e di affetto da tanti anni, che rimane, anche se non condivido niente di quello che tu dici. Ma guarda, posso dire, io non condivido... Ecco, niente, no... Neppure io condivido tante cose che hai detto te, quindi siamo a posto. Siamo a posto. Andiamo avanti. Allora, però, avanti. Sai dove ci uniamo? Nella musica, perché le canzoni sono bellissime. La musica, le canzoni sono una bella cosa, sono, diciamo così, la musica è un'altra di quelle miracoli, capito, che fanno della vita una cosa sopportabile. Favole, 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 favole.
lo so, però ma. Siamo qui, è la canzone che parla della condizione umana, una canzone d'amore nei confronti della condizione umana, che è una condizione abbastanza difficile in realtà e complicata, perché abbiamo dimenticato quello che siamo e pensiamo di essere quello che abbiamo, o perlomeno così ci comportiamo, non solo, cioè pensiamo di usare, insomma ci confondiamo con quello che siamo, con quello che usiamo, ormai siamo cioè completamente avvolti dalla tecnica. La tecnica è diventata potentissima, ormai si autoalimenta da sola, non ha più bisogno di avere, anzi usa le nostre debolezze, le nostre rabbie, le nostre frustrazioni, le nostre gelosie, invidie, eccetera, per diventare sempre più potente. Guarda come è diventato potente l'arsenale, voglio dire, nucleare mondiale, cioè gli eserciti, cioè una cosa, si spendono un sacco di soldi per tenere in piedi, insomma la tecnica si autoalimenta da sola e l'uomo non è più capito, il fine della tecnica, come non è anche più il fine del capitalismo in realtà, perché ormai il fine è diventato il profitto, capito? Per cui insomma c'è qualcosa di sbagliato di fondo che ci ha portato a questo mondo che è un po' distopico, perché adesso uso anche delle parole così. Il rock è più che altro un modo di, secondo me è un modo di essere, capito? Un modo di vedere le cose, ecco. Il rock è una musica molto, diciamo così, forte, anche violenta, capito? È una musica adatta a chi è un po' nevrotico. Allora sai, sentendo un pezzo rock ti scarichi i nervi, se sei un tipo troppo calmo magari invece sentendo un pezzo rock ti innervosisce, ecco, quindi è una questione proprio di... Il rock è o estremamente dolce, o la ballata struggente, capito, o il pezzo violento che magari provoca anche un po' le coscienze, come undicesimo comandamento, cioè quando comincia dice conviene arrendersi all'evidenza, ormai non puoi discuterci con l'ignoranza. Conviene rendersi a oltranza. Senti, è ironica. E dato che sento tutti questi nuovi populisti che arrivano, che hanno intenzione, capito, che parlano insomma un po' estremisti, sono un po' esaltati, secondo me un po' fuori dalla grazia di Dio, io mi aspetto che questi nuovi governanti non solo faranno delle nuove leggi speciali, ma addirittura facciano dei nuovi comandamenti. È senz'altro in controtendenza rispetto alla musica di oggi. Non credo che sia morto ancora, infatti lo dimostrano i Maneskin, che sono una bella realtà giovane, che fa del rock, sono bravi molto, sono belli bravi, e quindi il rock non è morto, ecco. Certo che comunque la tendenza maggiore è quella lì, del pop, quindi è cambiato, tutte le musiche sono tutte insomma molto elaborate, con dei gran bei suoni. In fondo adesso si fanno solo dei suoni così, mentre invece il rock è sempre suonato, e il rock secondo me è batteria, basso, chitarra, capito? Batteria, basso, chitarra e tastiere forse. Esatto. Anche lì sono in controtendenza, ma involontariamente. Io non dico che quelli che scrivono i testi di oggi scrivono dei testi brutti, è che scrivo tante parole, capito? Il rap ormai, sono tante parole, tanti discorsi. Io fatico anche a seguirli naturalmente, perché insomma sono un po' anche, capito, qui faccio fatica un po' a seguire tutto, però dicono un sacco di cose, ecco, io invece cerco sempre di dire meno, ecco, io ho sempre lavorato nel togliere più che nel mettere, capito? Io cerco sempre di sintetizzare il mio stile, io l'ho trovato negli anni 80 all'inizio, è sempre quello di sintetizzare il più possibile. Io dico una frase, te la dico, ti arriva, ti lascio anche il tempo, perché che tu ti sedimenti dentro, perché tu con la tua immaginazione voli, poi te ne dico un'altra, capito? Salto dei passaggi, faccio un racconto, viene un flash. Ma anche perché ho pensato che a questo punto bisognava concludere un discorso, ero partito dalla verità.
poi se ti potessi dire un'altra canzone completamente diversa, vedi, io faccio canzoni, ognuna completamente diversa dall'altra, perché secondo me è sempre stato una cosa importante cercare sempre di fare una cosa diversa da quella che hai fatto prima. Quindi sono canzoni completamente diverse, poi è uscita una canzone d'amore buttata via, anche quella un titolo che è tutto un programma, perché quando mai è stata buttata via una canzone d'amore? Non si butta via una canzone d'amore, quindi è chiaro che è una provocazione anche quella, perché sta a dire non si può buttare via l'acqua col bambino, capito? A volte bisogna sempre buttare via solo l'acqua sporca per salvare il bambino, insomma, in quel caso era una relazione tra due persone che alla fine, sai, se vogliono continuare la relazione bisogna che cerchino anche di perdonarsi o di dimenticarsi, è meglio. Bene, grazie, ci vediamo in concerto l'anno prossimo, speriamo. Ok, grazie. Arriva, ciao carissimo. L'undicesimo comandamento. Conviene arrendersi, conviene arrendersi all'evidenza, conviene accorgersi, conviene accorgersi della distanza, non puoi discuterci, non puoi discuterci con l'ignoranza, conviene arrendersi, conviene arrendersi a oltranza, a oltranza. Avanti prossimo, avanti prossimo col mondo che c'è, avanti prossimo, avanti prossimo, va avanti te, avanti il popolo, avanti il popolo del cambiamento, avanti prossimo, avanti prossimo comandamento. Adesso la nostra seconda parte di Astral Music, questa sera a Radio DBJ International Sound, una parte seconda della nostra serata dedicata completamente alle versioni Deep 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 remixes dei Pink Floyd.
In the mix right here, right now. It's the JC running it into the Deep House Sessions.
Salve amici della pace mondiale. Sempre su Radio GDJ Internazionale, non perdetevi mai l'esclusività universale di Astral Music, la neo generazione stellare, con Fuego Astral. Un fantastico viaggio sonoro, oltre l'immaginabile, extrasensoriale. Informatevi sempre sui nuovi programmi di Radio GDJ Internazionale e avrete anche sempre grandi novità per un futuro gioioso. Ciao da Fuego Astral e buon ascolto a tutti. Giochiamo con le stelle.